Friuli in gol. Amici del calcio, amatori Pordenone. Seconda parte di Friuli in gol, affrontiamo i temi riguardanti gli amatori, amici del calcio Pordenone, con Claudio Cecchetto in linea al telefono. Claudio Cecchetto, un nome d'arte, l'allenatore del Ceolini. Dopo aver vinto l'anno scorso il campionato, la squadra si sta difendendo bene, mantenendo sempre la leadership di questo campionato. Il nome è tutto un programma, no Claudio? Buongiorno. Sì, buongiorno, sì. Sono un omonimo del famoso DJ, ma faccio tutt'altro. Però le stai suonando alle squadre avversarie, no? A dire la verità, ho un gruppo di ragazzi fantastici che non molla mai, e quest'anno, anche se in difficoltà perché abbiamo perso 3-4 difensori a causa infortuni, con quelli senza nessun innesto, a parte un ragazzo che è rientrato, stiamo facendo bene, molto bene, insomma direi che siamo contenti di come sta andando l'annata, anche se il difficile arriverà adesso. Io conosco Franco Presciotto, l'ho visto un attimino diverso dal Franco Presciotto della scorsa stagione. Cosa gli hai fatto? Ma niente, Franchino quest'anno ha cominciato senza farsi male innanzitutto, con un po' di tranquillità, credendo un po' di più in se stesso, e sta facendo benino anche lui, insomma. Consideriamo che comunque l'anno scorso ha avuto parecchi problemi alla caviglia e altre cose, e quest'anno sta dando il suo contributo. Claudio Cecchetto, il mister del Ceolini, campionato di prima divisione, amici del calcio. Parliamo un attimino di questo torneo che si sta incanalando bene per voi, no? Sì, anche se come dico spesso ai ragazzi, essere davanti non sempre è un vantaggio, è bello, però ti mette più pressione. Chiaramente tutti arrivano col coltello fra i denti perché giocano con la capolista, però devo tenerli a bada l'euforia, perché sono un po' troppo euforici, bisogna stare coi piedi per terra, perché prima o poi qualcuno potrebbe metterci in difficoltà, sicuramente. E a proposito di difficoltà, nell'imminente domani vi attende una trasferta tutt'altro che agevole con il Valcolvera. Già l'anno scorso abbiamo perso in casa, abbiamo vinto lì veramente una battaglia, e poi secondo me Valcolvera è una delle candidate a vincere il campionato quest'anno, per cui è una partita molto 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 importante, anche perché abbiamo trovato una squadra secondo me molto forte e molto valida. C'è qualche personaggio che quest'anno ti ha sorpreso? Io vedo comunque nella classifica dei marcatori che non c'è il Del Savio dell'anno scorso, non so. Ma se Del gioca Savio... Ha giocato meno perché è reduce da un infortunio, per cui Del Savio sicuramente verrà fuori, quando starà bene ritornerà a fare i gol che faceva l'anno scorso, per cui Del Savio è una pedina mancante al Pordenone giochi per adesso, ma sono sicuro che appena ritornerà Del Savio, tornerà a posto, saranno problemi per tutti. Noi invece abbiamo migliorato un pochettino la situazione di Mauro Basso, che segna un po' più dell'anno scorso, è più tranquillo. E lo stesso Salvador comunque sta dando il suo contributo come l'anno scorso, insomma. Infatti tutte e due sono a 4 gol. Troviamo Bogdan Daniel dell'Aiduci con Borello Allen in testa alla classifica, il marpione del vecchio amore. Poi c'è una riga di giocatori a 4 gol, tra cui quelli del Ceolini. Che dire, mister? Ha detto della partita di domani. Chi potrebbe, a parte Valcolvera, che abbiamo capito che insomma potrebbe essere la squadra sorpresa, da battere, chi è, a parte il Valcolvera, che potrebbe dire la sua? Secondo me c'è l'Aiduci e c'è anche il Calcio Playoff, che secondo me sono altre due squadre da tenere molto d'occhio, e senza dimenticare il solito vecchio amore, anche se quest'anno li vedo un po' in difficoltà, ma penso che sia passeggera, e poi il Pordenone giochi, che insomma se recupera Del Savio tornerà sicuramente a correre. È importante dire se recupera, perché sono certe squadre abituate a giocare con certi meccanismi, con certi giocatori, mancano quei protagonisti e mancano di conseguenza i risultati. Però abbiamo visto sì anche il vecchio amore, che è un po' attardato in classifica, però i tempi per recuperare ci sono. Poi qui... Sì, guardi. Noi l'anno scorso siamo partiti nelle prime 4 giornate, abbiamo fatto un punto, un pareggio e 3 sconfitte, sì, per cui ricordo bene. Non vuol dire niente, il campionato è lungo e non è una frase fatta, e in più devo dire che c'è un filo sottile tra un risultato e l'altro, insomma c'è ogni partita è a sé. Ricordiamo tra l'altro che anche il vostro campionato è strutturato con i 3 punti, quindi
Sì, sì, infatti è meglio qualche pareggio, una sconfitta in più e una vittoria in più, piuttosto che due pareggi. Voglio dire, tra una vittoria e un pareggio è meglio due vittorie e una sconfitta, voglio dire. Una vittoria e due pareggi è meglio fare due vittorie e una sconfitta, perché alla fine fai più punti. Certamente. Bene, abbiamo così esaurito lo spazio a disposizione, abbiamo parlato questa mattina con Claudio Cecchetto, nome d'arte incredibile, non è il famoso DJ ma è il mister del Ceolini, che comunque le sta suonando in questo inizio di campionato alle concorrenti di questo campionato amatori Amici del Calcio Pordenone. Io ti saluto e ti ringrazio per aver contribuito con il tuo intervento quest'oggi su Radio Latte Miele. Grazie a voi e al vostro lavoro, siete molto 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 importanti per noi. Grazie mille e arrivederci. Friuli in gol.